Per questa nuova storia di Salute che Cambia siamo in compagnia del dottor Luciano Mauro, direttore del Giardino della Minerva. Il concetto di orto botanico, il primo esempio di orto botanico. Gli orti botanici nacquero, diciamo, in quell'epoca, quindi stiamo parlando del Medioevo, con un obiettivo fondamentale, quello di insegnare gli studenti di scuole di medicina a riconoscere le piante che erano piante terapeutiche, che erano utili appunto, e quindi bisognava riconoscerle. E quindi questo è stato il ruolo fondamentale di questo giardino. Noi siamo figli di questa scuola medica salernitana, la prima università di medicina nel mondo occidentale, dove ovviamente il ruolo della terapeutica era un ruolo essenziale, cioè bisognava sapere quali piante utilizzare per curare determinate malattie. E quindi come fare per riconoscere queste piante? Ovviamente i libri era impossibile consultarli, perché all'epoca erano manoscritti, erano cosa da re, cioè costosissimi. Oltretutto gli erbari, che erano i manoscritti illustrati, erano illustrati, quindi ancora più costosi, ancora più importanti da un certo punto di vista. Quindi l'unica maniera per poter riconoscere le piante, insegnarle era andare o in natura, ma in natura ne trovi una qui, poi una dopo un chilometro, o in un giardino. E in un giardino si portavano gli studenti, dicevano: guarda questa pianta che ha questo particolare sapore, questo odore, insomma si faceva vedere la pianta, dice: guarda che è fatta così, in latino si chiama così, in greco si chiama così, in arabo si chiama così, perché all'epoca non c'era ancora Linneo che aveva dato una unica denominazione alle piante, e serve a curare questa determinata malattia. Questo era il concetto di orto botanico. Interessante il fatto che le piante qui avevano appunto tre diversi nomi, il nome in lingua greca, latina e araba. Esatto, e tra l'altro l'arabo era molto utilizzato. Noi oggi è come l'inglese di oggi, perché nel Medioevo i medici arabi erano quelli che avevano in un certo qual modo riportato la tradizione greca. Tante conoscenze che provenivano dal mondo greco, da Ippocrate, dalla scuola ippocratica eccetera, furono poi traslitterate in arabo, arrivarono poi dopo in Europa queste conoscenze greche, per fortuna salvate dal mondo arabo. Nel Settecento, diciamo, Linneo, che era un altro grande medico, capì l'importanza di classificare secondo un criterio che fosse oggettivo e per tutti. Quindi io ora, se vado in Cina e voglio parlare, che so, del Myrtus communis, del mirto, lo definisco Myrtus communis e tutto il mondo mi capisce. Invece qui la cosa bellissima di quest'orto è il tipo di classificazione, che non è appunto secondo gli stemmi fiorali Linneo, ma è in base all'attività terapeutica delle piante. Esatto, questo era Ippocrate, Galeno e poi dopo la scuola medica salernitana in maniera massima, diciamo a un livello perfetto. Cosa fecero? Classificavano le piante da un punto di vista terapeutico, e quindi loro che cosa facevano? Dovevano avere un paradigma sul quale lavorare, e quindi loro praticamente poggiarono questo criterio della classificazione su un pensiero filosofico. Il mondo composto di quattro elementi, aria, acqua, fuoco, terra, tutte le cose del mondo sono in rapporto a queste, sono fatte di questi quattro elementi. E poi questi quattro elementi sono in rapporto diretto alle quattro qualità naturali del mondo, sono il caldo, il secco, il freddo e l'umido. Tutte le cose del mondo sono influenzate da queste quattro qualità. Quali sono i pilastri su cui la scuola medica salernitana ha creato cultura medica? L'internazionalismo della scuola. Qui venivano maestri da tutte le parti, ebrei, arabi, greci. Come maestri salernitani andavano ad insegnare in tante altre università, non soltanto occidentali, ma anche orientali. Quindi la cultura salernitana era una cultura eclettica, aveva preso il meglio delle varie culture, tant'è vero che c'è una leggenda che si dice che Salerno sia stata fondata da quattro personaggi: un greco, un latino, un arabo e un ebreo. Ma cosa vuol dire questa leggenda? Era una scuola eclettica. Un'altra cosa è famosa per quei tempi: l'indipendenza confessionale. A Salerno potevano insegnare, venire a studiare ebrei, musulmani, tutti venivano accettati. Ma ancora
della deontologia. Come si deve comportare un medico quando visita nei riguardi del paziente? La deontologia, chi ne ha parlato? Ne ha parlato Ippocrate, il giuramento di Ippocrate. E poi c'è l'altro campo, la psicologia, la convalescenza, in cui non si è più malati, ma non si sta ancora bene. Sì. Si chiama convalescenza. Ebbene, dice, se questo malato, cioè in sala di convalescenza, è un bambino, fatelo visitare, che lo vadano a trovare dei bambini e giochino con lui, a quale dice, con la palla o il cerchio. Sì, se sono dei militari, li facciano entrare dei uomini che parlano di caccia, di cose, di cani pericolosi. Questa è psicologia pura, questa è psicologia. Il valore di un posto come questo può avere veramente quello spazio-tempo meditativo, riflessivo, che poi è quello che un po' manca per la salute. Noi siamo un piccolissimo orto botanico, però raccontiamo una storia. Secondo me, purtroppo oggi, diciamo, bisogna raccontare le storie, cioè bisogna avere un luogo dove poter raccontare una storia importante. Allora, il Giardino della Minerva ha questo ruolo. Guarda che per 2000 anni i medici hanno ragionato in una certa maniera, ragionano ancora in altre parti del mondo. Probabilmente è utile non abbandonare, ci mancherebbe, la medicina specialistica, che ha fatto cose straordinarie, ma tenere conto di questo equilibrio. E il Giardino della Minerva è, come dire, emblematicamente un luogo che rappresenta proprio questo, insomma. Quindi oltretutto è, come dire, anche gradevole da vedere, insomma, cioè sono 5 terrazzamenti, insomma, si viene qui e si sta bene anche come se fosse un giardino normale. Invece il giardino normale non è, è un orto botanico. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.